quest'opera è una sperimentazione, poiché io non appartengo alla generazione digitale, però poi a un certo punto ho trovato davanti questi strumenti incredibili e quindi l'idea è stata superare un po' i limiti possibili, cercando di fare un pezzo grande, che poi chiaramente è composto da più parti. Questo soggetto è un soggetto degli anni 90 che avevo già realizzato, sia come performance sia sotto forma. Io poi devo dire, cerco sempre di variare, non sono più un trasversale rispetto all'impegno di un artista o di un designer, per cui mi sono fatto affascinare da questo materiale. Con il mio assistente indiano, che si chiama Saklin, abbiamo sviluppato questo progetto in 3D. L'abbiamo sviluppato, poi ci siamo interfacciati con questo gruppo che sta a Ferrara, che è cinese, che però ha questi oggetti, queste stampanti, e quindi in pochi mesi abbiamo lavorato per ottenere questo modello, che poi è stato completamente verniciato a mano. Quali sono le caratteristiche di quest'opera d'arte? Allora, la prima è che, come abbiamo detto, è compostabile in quanto un derivato dell'amido di mais, per cui diciamo che ha anche questa dimensione contemporanea di fare i conti con il tempo. Io non so quanto durerà quest'opera, sinceramente, forse meno o tanto, magari dura tanto. E poi c'era questa idea di sperimentare nuove strade che consentissero una sostenibilità ambientale ma anche sociale, perché l'abbiamo fatto in Italia, abbiamo lavorato in tante persone, qui c'è anche l'altro mio assistente, Brian Foot, che mi ha aiutato un po' nella ingegnerizzazione finale. E quindi è stato un progetto che ci ha coinvolto e che unisce vari elementi del mio lavoro, per esempio questa stella a 8 punte che è alla base, che è un po' il punto di incontro tra tutte le religioni, sia tra quelle monoteiste, ma anche la ritroviamo nel buddismo, cioè una forma molto presente. Quindi questo era il punto di partenza per il desiderio di unire, no? Così come questo oggetto è stato fatto di parti separate, c'era la voglia di unire qualche cosa. Poi ovviamente il filo conduttore è la policromia, e infatti questo abito di foglie, questa pelle di foglie potrei dire, è di un altro mio lavoro che si chiama Carciofo cromatico, che avevo fatto negli anni, e quindi ho un po' mescolato tante cose per sperimentare. E alla fine, siccome poi il tema è la natura, e ovviamente mi sento anche nella terra di Giordano Bruno, che quando parla di madre natura parla di una creatura meravigliosa, fatta di mondi che aprono altri mondi, che è un grande animale vivente, insomma, c'era anche tutto questo fascino, e questo mi riporta già alla femminilità proprio come forza generatrice, ma senza polemiche o altri fini, se non nel fatto che in fondo ho sempre, forse perché ho tre sorelle, sono cresciuto con tante donne, ho sempre avuto questo questa fascinazione per la femminilità, alla quale ho riconosciuto sempre una forza e una fragilità straordinaria, ecco il gioco tra il forte e il fragile. E tutto questo poi si completa con sei disegni originali di Alessandro Mendini, con il quale ho lavorato 16 anni. Questi sono diagrammi degli anni 90. Ora, questi diagrammi hanno una componente poetica, ma raccontano questo fragilismo, cioè questo paradiso terrestre che in realtà, insomma, avrebbe bisogno di più gioia, più attenzione, ma anche
tutti i vari passaggi geografici, quasi anticipando tutto quello che era, per esempio, l'Europa, c'ha cioè il vecchio vicino, e poi si arriva all'arcaismo dell'Africa, c'è il Brasile, c'è il design primario, e poi c'è il design art, il tardo design, decadenza, il capitalismo che comanda, Dio sulla destra, e poi qua ritroviamo le città ideali, no? È il tema delle città ideali, con un nuovo senso della città, e poi ecco, qui c'è la donna, e lì c'è The Burning Body, cioè questa dimensione che è un po' una rappresentazione poetica di questa fragilità, che ha la policromia ancora come tema, e poi lì c'è un diagramma che racconta il nostro tempo, parlando di est, ex comunismo, Stati Uniti, Giappone, Corea, sempre dal punto di vista del design e di tutto quello che succede, ma diventa geopolitica. Allora ecco, Madre Natura con questi, come potrei definirli, questi bellissimi disegni che qui proprio volano nell'aria, come se fossero un po' stesi al sole ad asciugare in queste idee. E quindi ecco, questo desiderio di unire che poi passa sempre, come dicevo, attraverso la policromia, perché purtroppo noi siamo stati educati alla monocromia, dovendo sempre scegliere se il mondo è tutto bianco, tutto verde, tutto rosa. In realtà la policromia, quando è equilibrio, cioè una policromia compiuta, non una policromia dove gli elementi non hanno relazione, è quanto di più multiculturale e di aperto, perché ognuno troverà il suo colore, ognuno troverà il suo un po' una parte di sé, e quindi tutto questo, alla mia veneranda età di 57 anni, mi ha fatto scoprire la stampa in 3D, soprattutto con questi meccanismi che ti consentono oramai di lavorare sempre con grande precisione. E poi però abbiamo lasciato tutti i segni della stampa, quindi diciamo che è una tecnica mista a tutti gli effetti. Quest'opera effettua proprio, diciamo, si pone come un ponte dal design all'arte. In che maniera? Ma allora, diciamo che non per falsa modestia, io non sapevo bene cosa stessi facendo. Partiamo da questo presupposto, anzi era alquanto, i primi tentativi mi facevano quasi dire di lasciar perdere. In realtà poi Alessandro Mendini mi ha insegnato che questo confine che noi tentiamo sempre di tracciare tra le discipline, in realtà non esiste, è qualcosa che ci siamo inventati. È chiaro che sappiamo che il design produce oggetti con una funzione, perlomeno ci è stato insegnato così, e l'arte produce oggetti senza funzione, perlomeno abbiamo pensato così. Ma in realtà poi tutto questo diventa invece, passa anche per una macchina, per un computer con il quale abbiamo elaborato tutto questo. Quindi in realtà io non, in questo momento non vedo confini. Trovo che sperimentare qualche cosa che magari nasce per ben altri usi, tant'è che forse se si fosse parlato di oggetto stampato in 3D qualche anno fa sarebbe stata un'eresia, si sarebbe detto no, non c'è più, dov'è la mano, dov'è il lavoro? Qui l'abbiamo conservato con il colore, con la pelle, e quindi io non so quello che sto facendo, so soltanto che mi sento di continuare in qualche modo, e questo è il messaggio che poi vorrei dare a questa, a questo Ateneo, che con una grande sensibilità poi ci ha, diciamo, in qualche modo consentito a me, al mio gruppo di lavoro, all'associazione IACC, di introdurre il tema del colore ed anche queste, come dire, questo eclettismo che gioca intorno a tutto questo. Io sono molto felice che nella terra dove sono nato, perché io me ne sono andato a Milano che avevo 18 anni per fare la scuola di design, perché a Napoli non esisteva, ci sia invece tutta questa
come dire, questo fermento che poi è una leva straordinaria per una forza incredibile, che sono i più giovani. La Campania è la regione con l'età media più bassa d'Italia e quindi mi sembra un grande investimento. Cioè, ora è chiaro, abbiamo visto sempre le università come costi e poco come investimenti. Poi magari succede che uno studia in Italia e va a lavorare all'estero, però non lo so, io forse questa è una mia opinione personale. Io sono sempre stato tentato di ritornare a Napoli. Oggi sono molto contento. Sono anche contento di aver fatto la mia strada, di essermene dovuto andare. Perché dico, però, vedi, qua i ragazzi iniziano ad avere delle possibilità. Perché poi, oramai, mentre negli anni '80 il design era legato all'industria proprio territorialmente, quindi Milano, Brianza, Lombardia, eccetera, oggi invece si possono scoprire nuove forze e soprattutto nuovi modi di lavorare. Poi qua siamo a pochi metri anche da San Leucio, cioè ci sono delle potenzialità incredibili, per cui devo dire che in questo momento la formazione a Napoli mi sembra molto ricca. Napoli potrebbe ha tutte le carte per essere una città veramente universitaria, di ricerca, di livello. Quindi speriamo semplicemente che, non per chiamare sempre in causa la politica, perché poi è inutile commentare i fatti degli ultimi giorni, bastano le parole di Mattarella, però finché la politica, le istituzioni non si accorge di questo, cioè l'Italia è un paese che si vanta del design e della moda, no? Eppure se tu scegli questa strada per un giovane, sei un illuso che stai facendo, quasi vieni guardato come uno che... E invece no, deve essere una cosa forte e da qui secondo me può nascere una nuova generazione di designer veramente rivoluzionaria, perché tra gli insegnamenti che ci sono c'è anche l'economia circolare, ci sono anche tutti gli strumenti, per cui ecco, questi strumenti potranno veramente diventare, secondo me con il tempo, un grande punto di ripartenza, in modo tale che forse così il passato non ci sembra sempre meglio del presente, perché Napoli e Milano sono due facce della stessa medaglia, nel senso che a Milano il futuro deve essere meglio del presente e quindi si corre, si corre, si corre. Napoli dice, no, figurati, noi avevamo i Borboni, noi avevamo la prima ferrovia, noi avevamo... e si resta un po'. Quindi questo bilanciamento sul tempo.